Lei ha una lunga esperienza del servizio pubblico per la salute mentale, in particolar modo con le persone senza dimora. E a volte osservare i giacimi di queste persone che dormono su strada è piuttosto interessante, ha un forte potere evocativo. E li chiamiamo, le chiamiamo invisibili, ma se ci soffermiamo a guardare bene, i loro letti di fortuna sono come tirati su in luoghi affollati, centrali, luoghi di passaggio. E lei cosa ha potuto osservare nella sua esperienza? Ma è la prima cosa che mi ha molto sorpreso, incuriosito di questa situazione, cioè delle persone che se volevano nascondersi potevano tranquillamente farlo, però poi ci si trova con persone che mettono appunto il loro giaciglio praticamente sul marciapiede, in mezzo alla strada, spesso a Ponte Milvio dove io ho lavorato per tanto tempo, spesso si aveva a che fare con dei pazienti messi proprio nell'aiuola, al centro, dove intorno poi passavano macchine, persone. Per cui era visibile che c'era un progetto di queste persone automatico in cui erano delle persone che si collocavano nel posto più visibile dove non dovevano essere visti per altri versi. In effetti la cosa strana era che queste persone stavano lì l'intera giornata in una situazione dove creavano anche abbastanza disturbo, però fondamentalmente il mondo intorno si muoveva come se loro non esistevano. Quindi, dal mio punto di vista, quella non è una casualità, quello è un progetto che le persone hanno e quindi ci si mette nel posto più visibile per essere invisibile. Allora, se vedi le cose da un punto di vista concreto, te ne infischi, tanto è uno. È un soprammobile della situazione, oppure se lo vedi da un punto di vista di attenzione alla sofferenza, ti rendi conto che quella è una modalità precisa di presentare una sofferenza. Quindi, punto primo, queste persone non sono invisibili, lo sono e lo fanno, no? E in più stanno chiedendo aiuto, pur apparentemente non chiedendo aiuto, perché per altri versi la caratteristica è che queste persone non sono quasi mai acute. Non danno fastidio, trovano sempre una specie di accordo implicito, adattamento con l'ambiente, per cui trovi le persone che gli danno l'euro, gli danno il caffè, in alcuni casi di cui mi sono occupato, tutte le mattine una signora andava da questo senza dimora a Ottavia e gli portava la colazione, per cui praticamente venivano adottati dal contesto, no? Quindi, no, finché poi non intervengono degli elementi esterni che spesso sono, diciamo, quelli più normativi, non so, a roba. Per cui, ad esempio, spesso ci sta lo spostamento forzato del tale senza dimora da un posto ad un altro, e questi si spostano di 100 metri e vanno a stare da un'altra parte. Ma il problema è che se uno pone una domanda, tu devi dare una risposta che sia risolutiva. Qui ci sono poi i problemi. Che risposta devi dare a uno che ti pone una domanda in un modo così, diciamo, ambiguo, perché quello pone una domanda, ma fondamentalmente non ti sta chiedendo niente. Una domanda sì, non definita, che lo dobbiamo forse anche un po' interpretare, leggere, saper leggere magari. Sì, dove la difficoltà è che a noi sembra essere una domanda che viene come marginalità sociale. Io penso che quelle siano delle modalità per presentare spesso una domanda di aiuto psicologico, lì c'è una grossa sofferenza, però parliamoci chiaro, ci sono le situazioni di marginalità sociale che sono tali perché la gente si impoverisce, perde il lavoro, non ha la casa, viene buttato fuori dalla famiglia, ci sono delle situazioni che sono essenzialmente sociali, no? E quelle là si possono affrontare all'interno dei contesti sociali che affrontano la povertà, l'emarginazione, eccetera. Però c'è una quota, chi se ne è occupata ha visto che si tratta del 5-6% dei senza dimora, dove la domanda non viene solo come problema sociale, ma c'è una grande sofferenza psicologica, tant'è vero sono persone che non accedono alle mense, ai dormitori. Anzi, paradossalmente, se tu li affronti con la normale modalità dell'assistenza sociale, questi qua non aderiscono, li porti il pacolo, lo buttano via. Li cerchi per dargli l'assistenza al dormitorio, loro non ci vengono neanche, ma si fanno trovare.
trovare, quindi sono persone che non accedono a quella modalità di incontro, ma per visibili problematiche di tipo psicopatologico. Quindi in quei casi bisogna avere, secondo me, assumersi la responsabilità di sentire che quelle persone, pur non in modo non clamoroso, stanno facendo una domanda di tipo psicologico. E ecco qui, abbiamo detto, loro si mettono, queste persone si mettono in luoghi molto ben visibili, ma poi di fatto molto spesso rimangono quasi ignorate, quasi un po' viste come ma anche un qualcosa che fa parte della città ormai, e quindi sembrano quasi ignorate ai bordi di un marciapiede. Ci sono, e quali sono i processi interni che a noi che passiamo davanti a loro ci fanno voltare altrove, e quali dinamiche interpersonali eventualmente poi, no, si innescano per cui ci voltiamo altrove e non li guardiamo? Noi non li guardiamo perché aderiamo. I psicanalisti direbbero, in modo, diciamo, le loro identificazioni proiettive, di non essere visti. Però fondamentalmente, appunto, se uno non vuole essere visto, se ne va in un prato, se ne va fuori dal raccordo anulare, ma molti di questi stanno proprio al centro, e se ti vuoi nascondere non vai proprio al centro. Quindi, allora, le persone che sono intorno si comportano certe volte in due modi assolutamente opposti fra loro: o gridano l'allarme, per cui non possono tollerare l'intrusività di tale sgradevolezza, diciamo, all'interno del loro circuito, oppure assolutamente aderiscono, per cui ti trovi con le persone che portano la colazione, danno i soldi, aiutano, ti danno la copertina, eccetera, no? Però sono due modalità che però sostanzialmente aderiscono alla fine alla stessa dinamica. Sono due modalità in cui non vuoi leggere quello che ti viene chiesto. Per cui nel primo caso espelli la sofferenza, nell'altro caso l'accogli svuotandola, sostanzialmente lo normalizzi. Quel poveraccio è solo uno che ha bisogno di fare colazione, di avere il maglione, la coperta, perché tanto poverino. In realtà in entrambi i casi si tratta di non voler vedere quella che è la domanda. La domanda è di una difficoltà di queste persone ad integrarsi in una situazione che per loro ha significato inizialmente un progetto, ma dopo un po' ha significato sofferenza. La maggior parte di queste persone sono sane, nonostante quello che appare, ma si sono bloccate nel loro processo di integrazione, perché ad un certo punto la loro integrazione è diventata particolarmente difficile. Se qualcuno mi volesse far scalare una montagna, io non sono capace, allora ci proverei, ma dopo un po' l'impresa è talmente grave che io o torno indietro o mi paralizzo. Allora, queste persone sostanzialmente si sono paralizzate, non hanno avuto spesso la capacità di tornare indietro. Nel 70% dei casi si tratta di migranti, e tutti i migranti che io ho conosciuto di questa situazione qua erano tutte persone sane, cioè persone che erano partite con un progetto di integrare la loro vita in una situazione molto, molto più felice, persone che affrontavano dei progetti di viaggio, persone che avrebbero voluto rimandare a casa loro anche, diciamo, tornare trionfanti, diciamo, nella loro situazione, ma non ce l'hanno fatta. Queste persone paradossalmente non sono state neanche capaci di fare quello che una persona, tra virgolette, sana farebbe, cioè se non ce la fai vai a rubare nel supermercato, ti metti all'angolo lavi i vetri, insomma, trovi un modo per sopravvivere. Queste persone spesso non sono riuscite neanche a fare questo, sono paralizzate in una aiuola a fianco a un fiume, sotto un colonnato, e da lì non li muovi più. Per cui il blocco in cui si trovano queste persone non è un blocco esterno, è un blocco interno, persone che non riescono ad andare indietro perché per loro sarebbe un fallimento, non riescono ad andare avanti perché non ce la fanno. Quindi lei ha parlato anche di migranti, anche in questo caso noi abbiamo a che fare con storie dal contenuto fortemente traumatico. E
E anche per chi lavora su strada con queste persone, quindi non solamente il passante, la passante, no? Anche per chi lavora con queste persone senza dimora, diciamo, è frequente, no? Entrare in contatto con queste storie, aver vissuto fortemente traumatico. E in questo caso mi immagino che la spinta a proteggersi possa portare a difese dissociative, no? Per allontanare dalla coscienza queste sofferenze, no? Che poi rimangono difficili spesso da tradurre in parola. E allora mi chiedo se queste difese, una volta, se sono continuative, sistematiche, possono portare uno sbarramento al pensiero e quindi diventare un ostacolo al lavoro. La cosa particolare è che questo tipo di sofferenza è assolutamente singolare, cioè non va confuso con la normale psichiatria o con i disturbi psicotici, emarginazione, eccetera. Io penso sia una raffinata capacità di organizzare una propria espressione di dolore. E non a caso sono persone che non si riescono ad aiutare, perché la loro esperienza traumatica loro la riportano nel contesto che dovrebbe prendersi cura e normalmente, diciamo, oramai i nostri servizi riescono a prendersi abbastanza cura di pazienti psicotici, border, insomma, alla fine è pure possibile, cioè, che i servizi riescano a prendersene cura. Mentre la domanda che può essere fatta da queste persone in qualunque servizio psichiatrico non viene mai accettata, ma non perché i servizi non sono capaci, perché non sono organizzati per accogliere questo tipo di domanda. La prima risposta è, secondo me, post-traumatica, cioè nel senso che il servizio si trova impotente a dare una qualsiasi risposta a questi pazienti, per cui non è possibile il ricovero, perché loro sono sufficientemente impresentabili sul piano igienico, sul piano del sanitario, per cui non possono entrare in un diagnosi e cure, non possono entrare in un centro di salute mentale, cioè non c'è un posto per loro. E secondo me questo non è casuale, questo è un progetto inconsapevole di queste persone, cioè loro non hanno trovato un posto nella loro vita che li potesse accogliere. Sono persone che vengono dalla Nigeria, dall'Africa, dal Sud America, eccetera, e non hanno trovato un posto dove poter stare. Chiaramente si sono collocati in situazioni dove sono dei non posti, cioè delle situazioni talmente sospese per cui loro non possono fare niente. Non c'è un posto per loro. Io credo che se non c'è un posto per loro, è perché nella loro esperienza loro non hanno trovato un posto. Quindi la prima risposta che loro trovano nei servizi di chi se ne occupa è che non c'è un posto per loro e in più i servizi non riescono a collegarsi fra loro, sono tutti frammentati. Allora, questa non è una incapacità dei servizi, ma è una incapacità dei servizi ad accogliere le caratteristiche della domanda, perché queste persone hanno spezzettato in modo dissociativo i loro referenti, per cui sono persone che stanno in una piazza dove c'è chi li vuole aiutare, chi li vuole cacciare, chi li manda alla polizia, cioè c'è tutto un gran movimento di persone dove nessuno riesce a dialogare con l'altro, insomma, per cui sono tutte delle piccole cellette che ognuno si muove per conto suo. Ma questo non è casuale, questo non succede nelle normali patologie psichiatriche, dove se non altro c'è la sofferenza che si organizza in modo familiare, sociale, eccetera. In questo caso tu trovi che ci sono decine di contesti volontari, comunali, sociali, giudiziari, ognuno di questi qua si muove per conto proprio. La cosa interessante è che se vedi la cosa da fuori, il regista di tutto questo gran movimento confuso, ma dove ognuno fa per conto proprio, è il soggetto senza dimora. Cioè quello che sembrerebbe essere, diciamo, l'emarginato. Non lo è affatto da un punto di vista psicologico, psicodinamico, è veramente il ragno che tesse la tela e tutti gli altri cascano nella tela alla fine, no? Per cui l'operazione tecnica da fare in questi casi è di rendersi conto che quella è una modalità molto precisa di esprimere o di presentare una domanda, quindi di vedere che tutti questi pezzettini devono potersi organizzare.
Se no, ognuno fa grandi cose, per cui ognuno di queste situazioni, i volontari fanno i salti mortali, fanno delle cose enormi, però poi certe volte ti fermi e vedi che si sta sempre al punto di partenza, per cui secondo me piuttosto che fare molto, in questi casi sarebbe buono organizzarsi in modo tale che ognuno sappia fare bene la sua piccola parte, ma di concordarla con altri, perché il problema dei senza dimora è che loro hanno spezzato i nessi fra le varie situazioni di assistenza, ma che fa parte anche dei nessi che hanno. Ricordo un paziente che ho visto una volta alle Suore di Calcutta, era un italiano questo qua, una persona che mi parlò del fatto che lui era stato mandato fuori dalla famiglia perché aveva perso il lavoro per altre vicende, eccetera. E io gli dissi semplicemente, scusi, ma perché non scrive una lettera alla sua famiglia, gli dica, questo qua di fronte al semplice suggerimento si mise a piangere, no? Perché l'ipotesi, secondo me, che lui potesse anche mentalmente contattare una situazione da cui lui si sentiva totalmente escluso e verso la quale non aveva nessuna possibilità, per lui era assolutamente impossibile. Poi, fra parentesi, dopo che l'ho visto, aveva mandato una lettera e gli avevano risposto. Beh, il contatto, i legami con i familiari sono molto particolari, devo dire. Però forse a volte sembra come se si rifugga un po', no? Il contatto con il familiare, altre volte c'è un forte senso di vergogna, vedo. Però mi sembra anche di cogliere in alcuni momenti come se loro avessero bisogno forse di una persona che faccia da tramite per recuperare questi legami. Però diciamo, non deve essere vista sul piano del buonismo. Cioè il problema è che queste persone, non, certo essere buoni è meglio che essere cattivi, va bene, però diciamo con la bontà da soli non si risolve, perché questi qua hanno bisogno alcune volte di operazioni che hanno anche delle modalità tecniche. Cioè tu devi sapere che aiutare una persona a far scrivere una lettera alla moglie o ai figli, o aiutare una persona in modo tale che possa dopo tanto tempo telefonare, ad esempio in Zaire, diciamo, dove... Allora, fare questa operazione non è un'operazione buonista, è un'operazione raffinata sul piano psicologico. Cioè tu metti insieme dei pezzi che queste persone hanno per sopravvivere tenuti assolutamente separati, no? Con un paziente del Burkina Faso, ad un certo punto il problema era che lui non voleva assolutamente parlare. Semplicemente una volta gli abbiamo dato il telefono e lui ha parlato, no, con i suoi familiari. Poi continua a dire che quelli non sono i suoi familiari, però poi concretamente lui ci ha parlato. Allora l'operazione non è di fare i buoni perché noi facciamo parlare quello con i parenti, ma è che tu stai mettendo insieme dei pezzi che lui attiene internamente separati fra loro, per cui fare delle operazioni di collegamento non è un'operazione buonista, è un'operazione altamente tecnica sul piano psicologico. E che poi forse ci sarebbe anche tanto da dire sulla reazione del familiare invece quando viene chiamato, quando viene contattato, anche lì immagino che insomma non sia facile rimettersi in contatto con un padre o con una madre, solito, con un fratello. No? Di solito la reazione è stata di persone che pensavano che erano morti. Cioè quando è successo, e non è un caso, non è soltanto un fatto, dice ah, sono 4 anni che non lo sentiamo, e beh, per fortuna non è morto, ma era morto sul piano proprio della rappresentazione interna che la famiglia dava di sta persona. Insomma, per un paziente del Ghana, di cui non riusciamo ancora. A un certo punto abbiamo cercato di stabilire dei contatti con le autorità ghanesi. Alla fine ci hanno detto, scusate, ma lì lo danno già per morto, insomma, ma perché lo volete riportare? Ecco, allora, in buona fede, però diciamo certe volte la reazione è di persone che li hanno cancellati e quando tu li contatti, a me è successo diverse volte in alcune situazioni dove in un caso il fratello si è subito allarmato per paura, veniva
veniva dall'Africa, per paura che a loro risultava che questi facevano parte della tratta degli organi, diciamo, per cui loro, i parenti, certe volte hanno paura che, anzi forse hanno dato per scontato che erano caduti nel mercato degli organi alla fine, per cui improvvisamente tu vedi che queste persone recuperano drammaticamente l'esistenza di un loro congiunto e devono fare qualcosa per venirlo subito a recuperare perché non si fidano. E vorrei fare un passo indietro rispetto a quanto ci dicevamo prima, quando diceva prima dell'accesso ai servizi di queste persone. Per alcuni, devo dire, sembra molto difficile fare accesso ai servizi, in particolar modo quando abbiamo di fronte dei casi molto complessi che hanno da una parte una fragilità psichica e dall'altra anche, diciamo, lo scoglio dell'alcolismo e l'uso di sostanze. Per loro sembra che ci sia quasi una chiusura molto spesso nell'accedere a tutta una serie di servizi, primi fra tutti ad esempio i dormitori di emergenza. E diciamo che forse è un sistema che non è tanto poco pronto ad accoglierle, quanto forse è un sistema ancora un po' frammentato. Però ci potrebbe anche essere in alcune occasioni, no, un pensiero quasi stigmatizzante, come se appunto per queste persone che hanno queste fragilità psichiche e inoltre l'uso di sostanze, anche come se fosse una sorta di volontà, no, quella di darsi all'uso di alcol o droghe. E questo per loro sembra che ci sia ancora di più appunto uno sbarramento, un impedimento all'accesso ai servizi. Possiamo parlare di stigma? Lo stigma viene dopo, secondo me il problema è l'accessibilità. Allora, l'accessibilità è la posizione molto violenta dei servizi, per cui il servizio si organizza in un certo modo. Se poi tu non aderisci alle mie capacità di accedere, allora tu non vuoi venire. No, sarebbe come dire che se io parlo tedesco e tu vuoi che io parli per forza italiano, tu mi dici che io non voglio essere accettato da te, ma se io sono solo con la lingua o ci mettiamo d'accordo, oppure potrei dire all'infinito che io non voglio essere accettato. Allora l'accessibilità è un falso problema, spesso utilizzato in modo violento dai servizi. Secondo me l'accessibilità deve essere un accordo reciproco fra uno che chiede aiuto e un altro che glielo deve poter dare. Nessuno deve fare l'eroe, però chi ha bisogno di qualcosa, appunto, se io sono tedesco e tu sei italiano, ci dobbiamo mettere d'accordo con i gesti per capirci, ma tu non ti puoi irrigidire perché io, siccome parlo tedesco, allora me ne vado da un'altra parte. Allora, i servizi vanno, l'accessibilità va costruita in modo, diciamo, reciproco, non può essere definita. I nostri servizi purtroppo sono definiti, cioè il diagnosi cura è fatto in un certo modo, i centri di salute mentale sono fatti in un certo modo, se tu non sei in grado di accedere a quel servizio non sei fuori. È chiaro che una persona con spesso problemi di pidocchi, di scabbia, igienici, non può entrare in un diagnosi e cura. In un caso il Santo Spirito è stato chiuso per 10 giorni perché la paziente che anni fa ci avevano accettato aveva la scabbia. E praticamente un centro di salute mentale non può portare una persona, è ovvio che sia così. Allora, i servizi devono adeguarsi perché quel bisogno esiste. Allora, o il bisogno dei senza dimora non esiste e quindi è meglio che loro si adeguino, perché se non si adeguano allora non possiamo fare niente, però vince il paziente, perché il paziente ha organizzato la cosa in modo tale che lui non deve essere accettato, ma non si può dire che una persona che patologicamente non vuole essere accettato sta bene. Allora, servono dei posti dove una senza dimora deve poter essere ricoverato, servono dei posti dove senza dimora deve poter essere visto anche da uno psichiatra. Allora, un tempo, ma insomma sarebbero persino previsti, esisterebbero i centri, i reparti infermieristici, che sarebbe il luogo di Colombo, cioè i reparti infermieristici sono dei reparti
ad alto contenimento, diciamo, ambientale, ma a bassa specificità medica, no? Nel senso che sarebbero i posti dove per prima cosa la cura che ti viene data è fornirti un posto, farti una doccia, accoglierti con la possibilità che tu possa anche avere delle malattie infettive, eccetera, cioè dove l'accudimento prevale alla specificità medica. Non sarebbe, sarebbero dei posti a bassa intensità specialistica. No, niente evita che si possano fare dei reparti italiani, però devi voler fare per ricoverare un senza dimora. Secondo me il diagnosi e cura non va bene, costa un sacco di soldi, ad alta specificità, e la prima cosa che possono fare con il diagnosi e cura è mandarti via, mentre perché non sono attrezzati per farlo, mentre che ci siano dei reparti infermieristici dove la cura passa soprattutto attraverso l'accudimento fisico, no, di queste persone, sarebbero altamente contenitivi. Dei centri di salute mentale dove le persone siano organizzate per poter andare loro, diciamo, nel posto del senza dimora, perché spesso quello non si muove, allora ci vai tu. Ma non è che serve mettere su chissà quale unità. Ci possono essere delle unità che sono organizzate per andare laddove le persone ci sono, se vengono, di avere una situazione dove un senza dimora, che ha le sue caratteristiche di che? Di non essere igienicamente presentabile, di alcune volte di non poter accettare sostanzialmente il colloquio, di poter stare in una situazione che non sia molto chiusa, perché spesso non vogliono manco entrare, allora si possono fare, però l'accessibilità va costruita, se no l'accessibilità è un'operazione molto violenta, intrusiva, che si usa per avere diciamo, le carte in regola per non accettare le persone. La cosa grave però è che se queste cose non le accetti, non è che si risolvono, cioè ci sta, se piove è inutile che, se non apri l'ombrello ti bagni, nel senso che se piove devi attrezzarti. Concludo cercando di guardare un po' anche in una sorta di, no, progettualità, o comunque in una visione a lungo termine, direi. E per quello che ho potuto vedere, per la sua esperienza, sui casi con cui ha lavorato, e, diciamo, l'aspettativa di una, chiamiamola risoluzione forse, però di un reinserimento sociale, quindi magari anche un benessere psicologico, psicofisico, direi, c'è, si può, insomma, vedere, ci sono delle recidive magari per alcune persone, che qual è la sua impressione negli anni in cui lei ha lavorato in questo settore? La mia esperienza è stata di grossa sorpresa nel vedere i cambiamenti enormi che spesso ci sono, appunto per semplici operazioni che connettono delle situazioni tra loro dissociate. Alle certe volte basta che la persona che è stata 4 anni, parlo di un nigeriano che è stato qua per un certo periodo, ricoverato più volte al San Filippo, eccetera, che è bastato segnalare alla sua zona di appartenenza, alla sua famiglia di appartenenza, che lui era ancora vivo, e ad un certo punto si è dovuto fare solo un'operazione di rimpatrio gestita in un certo punto da noi, da SMS Italia sostanzialmente, dove questa persona è stata portata in Nigeria. Lì le persone, i familiari l'aspettavano, e questo ha ripreso totalmente là. Allora, secondo me c'è un netto viraggio positivo, come è giusto che sia nelle situazioni post-traumatiche, a differenza delle situazioni invece schizofreniche. Nelle situazioni post-traumatiche certe volte basta riconnettere dei nessi che sono saltati, per cui il quadro riprende incredibilmente a funzionare. Lì però poi ci sono le situazioni sociali, per cui ad un certo punto uno si rimette a funzionare, tocca vedere che cosa succede. Ad esempio, in alcuni casi noi non riusciamo a trovare i contatti in Ghana, ad esempio. Oramai sappiamo questa persona chi è, che cosa fa, sta molto meglio, eccetera, però non si riesce a collaborare con le istituzioni, sia locali che del posto, perché a quel punto ci possa essere un recupero, diciamo. In altre situazioni c'è stato una volta una persona che noi stavamo cercando in tutti i modi
che lui tornasse in Mali, questo qua, siccome non era possibile tornare in Mali, a un certo punto ci ha salutato, se n'è andato a Milano, dove pare avesse un suo amico che l'avrebbe aiutato a trovare un lavoro. Una persona che stava poi benissimo, si era messo pure in attesa che potesse tornare in Mali, ma non c'era la possibilità del rimpatrio. Cioè, si parla tanto di rimpatrio, però poi quando vuoi fare rimpatriare una di queste persone non è affatto facile. Tant'è vero che questo paziente si era scocciato di aspettare il rimpatrio e se n'è andato a Milano. E secondo me se l'è cavata bene. Ci sono delle persone che poi sono scomparse, però delle persone cioè, che sono state bene fino a un certo punto, ma poi stando un po' meglio, ad un certo punto sono scomparse. Parlo soprattutto di una paziente nigeriana che ad un certo punto stava meglio e poi non l'abbiamo più vista, diciamo, no? Però, insomma, sicuramente è entrata in una zona di prostituzione, eccetera, no? Però in quel caso mancano, secondo me, poi, cioè, se tu rimetti in moto una macchina, là ti serve la strada, nel senso, per cui se tu rimetti in moto la macchina, la strada non c'è, la strada fa parte della nostra organizzazione. Però in genere, nella mia esperienza, è stata veramente la prima cosa che mi ha molto attivato in questo senso, cioè queste sono persone sane che basta poco per rimettere in moto il loro circuito. Poi certo intorno, a un certo punto ci devono stare delle opportunità che accolgano il fatto che loro si rimettano in moto. Un paziente che noi attualmente, la sorella mi manda sempre gli auguri, eccetera, no? Che è stato alla collina Fleming per un sacco di volte, lo spostavano, è un italiano, lo spostavano di 100 metri in 100 metri, è bastato 1 mese e mezzo di intervento dove lui è stato ricoverato al San Filippo, poi in una clinica, i parenti, la sorella e la madre sono venuti a prenderlo da Torino a Roma, lui sta là, sta bene, bene come può stare una persona, gli ha passato una quindicina d'anni per strada, ma davvero, è bastato davvero 1 mese e mezzo perché lui potesse, no, fare però lì c'è stata la famiglia che è intervenuta. No, però la famiglia aveva provato più volte ad intervenire, ma venivano a Roma e lui li cacciava, cioè se non c'era un'operazione di mediazione tra loro e la famiglia, lei ci stava sempre punta da capo. Per cui, dalla mia esperienza, sono persone sane per i quali se fai delle operazioni precise di riconnessione di nessi dissociati, loro facilmente si rimettono in movimento. Se c'è un contesto intorno capace di sostenere il movimento, secondo me, almeno nelle situazioni post-traumatiche, che sono il 70-80% dei casi, sono persone che ripigliano a vivere totalmente. Però ci devono essere i rimpatri, ci devono essere la possibilità di contatti con la famiglia. In un caso, un paziente che non vuole tornare in Burkina Faso, noi siamo riusciti a far venire il fratello qua, bravissima persona, però se questa cosa si potesse fare con maggiore intensità, il fratello secondo me sarebbe in grado di portarsi il fratello a casa. Ma se viene fatto sul piano del volontariato, cioè devi trovare i soldi per pagare il biglietto, cioè spesso il problema è queste persone hanno bisogno delle sigarette, ma cioè, chi gli dà questi 100 euro al mese? Sarebbero 100 euro al mese da un punto di vista strettamente economico, sono stupidaggini, però 100 euro al mese per le sigarette, per un senza dimora le sigarette sono metà della vita spesso, no? Per cui non, sono delle situazioni che poi se persone stanno meglio, e poi non hanno le sigarette, allora a questo punto fanno molto prima andare a Ponte Emilio e fare la colletta. Parlo di un paziente che ogni tanto si stanca, va a Ponte Emilio, fa la colletta e poi torna dalle sue. E ho un'ultima domanda, parliamo di persone senza dimora, quindi senza una casa. E ultimamente si parla molto del modello Housing First come approccio, no? Ma più che altro proprio come idea, come modello di base per sostenere queste persone verso, diciamo, lo svincolo dalla strada, ma l'autonomia, diciamo, in un'ottica di recupero della loro vita. Che cosa pensa lei del modello Housing First e quindi di questo modello che consente, che prevede di partire prima che da una cura,
medica o psicologica, prima di tutto dalla casa, dallo spazio. Penso che sia una cosa geniale che è come l'uovo di Colombo, cioè nel senso che è quello che faremo ciascuno di noi. Se tu vai per strada e vedi che il posto fa schifo, butti per terra le peggio cose. Se vai in una chiesa, a nessuno verrebbe in mente di urlare, di andare tutto sportivo, correndo, eccetera. C'è il contesto che alcune volte ti organizza il funzionamento. Allora, Housing First parte da questa idea, cioè io ti do una casa pur non essendo tu apparentemente in grado di gestirla, perché la mia idea è che la casa organizzerà la tua struttura del sé, direbbero gli psicanalisti, cioè tu funzionerai in base a quello che ti do. Appunto, se tu vai in una chiesa non ti metterai a cantare, non lo fa nessuno automaticamente, perché è la chiesa che ti impedisce di cantare o comunque che non ti permette di funzionare in un certo modo. Allora, dare la casa a qualcuno che visibilmente non ha possibilità di averlo, significa funzionare in questo modo. E tra l'altro è rivoluzionario l'approccio, perché praticamente si comincia laddove la nostra modalità step by step di solito comincia all'incontrario ed è molto più dispendioso ed è molto più faticoso quello che si fa nelle soluzioni residenziali, sia per i senza dimora in Italia, fuori dell'Housing First, ma ad esempio nelle situazioni psichiatriche. L'Housing First è nato per i pazienti psichiatrici, tra l'altro, poi è diventato per i senza dimora. Che significa? Significa che alcune persone hanno bisogno di avere un contesto che dia loro un'identità, e se gli dai un'identità, oltre che dargli fiducia e disponibilità, gli stai anche dando una modalità di funzionare. Quindi, quanti soldi e quanti fallimenti si hanno nei servizi psichiatrici, ad esempio, organizzando la residenzialità in modo quasi premiante. Se ti comporti bene e non hai più le crisi e prendi le medicine, allora io ti metto nella casa famiglia, però non appena sgarri un po', io ti riporto al diagnosi e cura. Questo è un modo lineare, secondo me assolutamente dispendioso, poco intelligente di funzionare. Conviene invece dire alla persona: senti, ti do la bicicletta, se c'hai la bicicletta a sto punto devi tu imparare, porti il problema che la bicicletta la puoi utilizzare, non è che te la do solo se tu ti comporti. Allora, secondo me Housing First è una modalità relazionale, psicodinamica, assolutamente intelligente per affrontare questo, per dare fiducia alle persone che le risorse ce le hanno loro.